Buongiorno a tutti ragazzi, stiamo andando da Filippo Pisci a prenderlo e scuoterlo giù dal letto e portarlo a fare l'antidoping. Allora, sono le 2 di notte, porca vacca Lucone, però questo è un evento storico ragazzi, mi raccomando, usciranno una serie di video in macchina perché ci stiamo dirigendo e voi ci accompagnerete nel nostro viaggio, state insieme a noi. Vabbè ragazzi, sono le 2 di notte, allora innanzitutto per fare tutto questo tran tran abbiamo dovuto sperimentare delle dormite pomeridiane che non facevo da quando andavo ancora all'asilo. Allora, te di norma dormi sempre al pomeriggio. Sì, beh, però oggi era proprio uno di quei giorni che porco di avevo da fare dalla mattina fino alla sera. È stato in Mediaset. In Mediaset, poi io ho la fissa di... ho il terrore di perdere i clienti. E quindi, a parte che mi dispiace. Vabbè, oh, si lavora. Allora, quando sono andato in Mediaset stamattina, oggi pomeriggio ho lavorato un po', e morale della favola, arrivo a casa, fai due programmi, erano le 7:30. Ho dormito un'ora e mezza. Vabbè, anche io ho dormito poco, però questo è quello che dobbiamo fare ragazzi, veramente, questo per è evento storico per voi. Quindi oggi parliamo di tematiche così, da macchina, no? E volevo parlare di persone che vanno in palestra. Io ho un odio profondo verso le persone che vanno in palestra, mi irritano. Tutte? No, ma io guarda che quando vado in palestra e che mi metto le cuffie, no? Se non vado in compagnia, io non lo so, divento una persona cattiva dentro, no? Perché inizio a vedere tutte le persone, identificarle, etichettarle in qualche modo e sono tutte babbe nella mia testa, no? Sì, dipende un po' dall'approccio con cui entri nella palestra e un po' la giornata. Sì. Perché poi, sai cosa? Io mi sono trasferito in Vitalba da poco, no? Quindi ho cambiato palestra e non conoscevo nessuno, no? Oh, io ti dico che non ce n'è dentro. Quando non conosci le persone, le vedi tante volte. Ti fanno sceme. E è brutto. Poi le conosci. Le conosci e ti sta simpaticissimo. Cioè, capito? Io non c'è una persona. Quando sono arrivati lì mi sembrava, vedevo tante di quelle. Poi a me piace fare le robe bene, no? Quindi quando vedo gli esercizi fatti male, o la gente che vuole insegnare, che non sa, figa, mi incazzo come una bestia. Sì, dentro ti logori, ti dà. Ti dici, cazzo, ma guarda questo qua, che cazzo parla da fare, non sa niente. Dopo alla fine li conosci, sono bravissima gente, e magari lì che parla così per dire qualcosa, cioè, capito, per fare un discorso, cioè non lo fanno per fare i figli, no? Ma lo so. Capito? Oppure a te capita mai che quando magari c'è un attrezzo che ti serve, è occupato, tu pensi che la persona che sia lì lo fa apposta per darti fastidio? Te lo sta occupando apposta? Mi racconta questo, almeno salutiamo la Marche. C'era la Marche, si stava preparando per la gara, quindi erano le ultime settimane. C'era sto ragazzino che faceva i cavi, vabbè, a parte che è un pistolino, ti giuro che sarà pesato 50 kg. Sarà stato tre quarti d'ora sto cazzo di cavo a fare i tricipiti con 10 kg. A un certo punto ero proprio davanti, la Marche fa, io questi pistolini così che ti tengono occupati, la... Figa, questo ragazzo, sentito, ti giuro, mi sono girato, l'ho guardato, è diventato bianco. Un secondo dopo è andato lì dalla Marche, gli fa, tieni, ho finito, gli ha dato la parte dolcissima. Avrà pensato che lo stava facendo apposta. Sì, ma cioè, è stato un attacco di rabbia che non... Dopo anche lei si è dispiaciuta, capito? Sì, sono quelle rabbie irrazionali. Vabbè, rabbia un così po'... Così perché si spanna almeno, no? Rabbia da gara, da ansia da gara. Questo e quell'altro. Io nella mia palestra anni fa, io ci ho fatto un video su sta roba qua dove l'ho raccontato, c'era questo qua, dopatissimo, ma proprio dopatissimo, perché era in roid rage perenne questo qui, era sempre incazzato, faceva super serie in tutta la palestra, cioè ma davvero, faceva almeno 4 esercizi in super serie nella sala, pigliava il macchinario, la panca, l'altra panca, manubri, occupava di tutto. Io una volta stavo facendo i dip nel territorio, figa, ma si sì parla. Sì, ma poi era aggressivo, era uno di quelli che tipo lo guardi 2 secondi e dico, no, ti giuro, uno... ma non è un pirla, non è che non sei in realtà, non sei un pirla. Sì, sì, un pirla, ma adesso non si allena neanche più, ha fatto quella gara lì e poi è sparito dalla circolazione quando è stato male, si era fatto di insulina, è stato qualcuno che l'ha menato, un cazzaro, no? E una volta io ho in mente sta scena, non so se è presente quel macchinario dove praticamente puoi fare sia trazioni che dip, che c'è la pedana che ti sostiene, quello che ti spinge, esatto, quello che tu metti i chili di quanto ti spinge, no? E praticamente al tempo, adesso la palestra è diversa, anni fa c'era quella postazione lì e di fianco c'era la postazione dip, che se era occupato e uno doveva fare i dip metteva un disco da 20 che schiacciasse quella pedana e faceva i dip lì sopra. Io mi ricordo, stavo facendo i dip nella postazione normale, non quella con la pedana, ed era di fianco libera, l'altra era libera. Arrivano questi due ragazzi, poggiano un peso affinché rimanga giù e si mettono a fare i dip, ma tipo passano 2 minuti così. Dopo un po' se ne arriva questo qui incazzato nero, il dopato,
arriva lì che probabilmente era in un super serie perenne, dopo 5 minuti è arrivato lì, incazzato, vede questi ragazzini qua che avevano poggiato il peso giù e lui doveva fare la cosa con la pedana, no? Li guarda, non è che gli dice qualcosa, gli dice niente, li guarda così, assatanato, guarda il fatto che hanno messo la pedana giù e fa questo gesto qua con la mano proprio. Ma che cazzo avete fatto? Cioè lui dava per scontato. No, no, come per dire... Che cazzo state, cioè incazzato, oh, ma c'aveva beh, però spiriti negli occhi. Tu sbagli a parlare questo qua in Road Rage, perché la verità cos'è? Che uno, no, che ma si comporta... No, ok, ma uno che si comporta così, è che sia in Road Rage o non in Road Rage, cioè uno sì, che fa così, sì, perché sì. È uno scemo. No, ma è uno scemo, cioè, io non ho mai conosciuto nessuno che per degli steroidi si comporta così. Se ti comporti così non è colpa degli steroidi. Beh, allora lì era in preparazione gara, però sì, ti dico, ed era... Ne ho visti tanti che in preparazione gara, ho provato anche io a essere in preparazione gara, però ad andare a rompere i coglioni ai ragazzini vuol dire che sei incredibile. Sì, no, ma di base questo qui è uno che già anche al di fuori lo vedi che non è uno tanto simpatico. Però in quell'occasione lì era fetente. Sì, sì, sì. Era molto fetente. E poi gli dà un bello sberlone, dorme 10 minuti, quando si sveglia vedi come è sistemato. Sì, era anche abbastanza nanerottolo. Però ad ogni modo... Anche se fosse alto altri 2 metri, fa più rumore quando arriva in terra. E poi di contro ci sono invece i mauriani. I mauriani, sai chi sono i mauriani? Si chiamano Mauro di solito, no? I mauriani cosa sono? Allora, sono quelli che praticamente, tanto sono uomini sempre un po' di mezza età, più o meno, no? Hanno tra i... Tutto standardizzato, cioè, allora, sono Mauro, non troppo alto, mezza età. Allora, di solito, sì, sono dai 40 ai 60 anni, ok, mauriani, e gli piace correre, sono quelli che gli piace correre, no? Quelli, allora gli piace, sono sportivi, e vedete quelli che si mettono le tute, tipo della cappa. Che tu li vedi, non capisci se fanno paddle, se fanno nuoto, fanno un po' di tutto, no? Un sì, po' sì, che si scaldano, magari loro vanno a nuotare una volta alla settimana. Sì! E devono fargli vedere a tutti che loro nuotano, loro sì. Quando si scaldano fanno tipo... ma tipo con tantissimo stile, no? Si impegnano proprio, tipo vanno anche a fare con la respirazione. C'è uno in palestra che viene, quando si mette... Oh, palestra piena così che non riesci neanche a muoverti, questo si mette di queste braccia... E nuota! A saltare, e poi... Fa lo stile libero, ma lo fa benissimo, cioè lo fa talmente bene che fa ridere, no? Mette giù e poi fa questa tutta questa manina, tutto così, la respirazione. Ma figa, ma io dico, porco Dio, ma c'ha 50 anni, ma io quello che ce l'avrà meno 60, e vai a fare il figo in palestra a far vedere che nuoti. Ma io dico, ma cosa pensi? Ma io dico, ma cosa deve passare nel cervello di una persona del genere? Poi si vanno almeno 100 km alla settimana di bici. Sì, sì, vanno sì. In bici, vanno in montagna, si chiamano proprio degli sportivi. Però vedi, io ti dico, per esempio, c'è questa persona qua che a me, vedi, questa qua è per esempio una roba che ti può dare, cioè se non conosci questa fa incazzare. Ti fa incazzare e dici, porco Dio, ma che cazzo fai il figo a far vedere che, ho capito, nuoti, e quindi che cazzo ce ne frega noi? Poi, cazzo, conosci questa persona e magari la persona più... che fa quella minchiata lì che cioè, è una minchiata, capito? Poi se la conosci ci ridi su, quando arriva si mette a nuotare e gli dici, dai, porco Dio, poi pianta la lì. No, vabbè, però appunto, se ne hai conosciuti di questi tipi qua, sai che loro, per quanto sono brave persone, perché ne ho conosciuti diversi di mauriani, però si vantano di essere mauriani, sì, che vanno a correre. Ieri ho fatto 10 km di corsa, così, cioè te lo dicono, no? Sì, proprio sì, se la sentono. E loro fanno anche la corsetta alle 6 di sera, prima di mangiarsi la pizza in famiglia, no? Sì, sai, no, mauriani. Mauriani, vanno a correre la mattina di Natale, cioè, si tengono in forma, si tengono allenati, sono quelli che ne so, al cenone... Bello, bello sistemato. Sì, 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 si guarda la partita, gli piace il calcio. Successo. Gli piace seguire il calcio, il tennis, si guarda gli sport proprio, sì, no? Sono un po' lo standard dell'uomo che sta, dell'italianotto che sta bene. Sì, che, sì, 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 non troppo, quelli che vogliono stare nel si viene un po' firmato. Nella media, non nel mezzo, no? Sì. Non apparire troppo, non essere troppo in basso. Poi ci sono anche, non li ho ancora classificati con un nome, però cioè è pieno. Male, adesso lo facciamo. Ne ho visti tanti, di quelli che fanno, non so, tipo Tai Chi, no? Cioè di quei signori un po' vecchiotti, che vogliono farsi sembrare dei maestri di kung fu, no? Che vanno in palestra. Io ce n'ho uno in palestra che tipo va lì, non so, fa le preghiere, fa. Lo vedi che fa tipo tutti i movimenti, fa Tai Chi, quella roba lì. Ma dici che lo sa fare o fa il cretino? No, non lo so, io non lo so, perché lo vedo lì che fa tutti questi movimenti. No, perché tante volte quella gente qua non sa fare, cioè se ne inventa. Lo so, ma lo so. No. Ma sì, come quelli io ogni tanto li vedo. Hai presente nelle palestre dove c'è il sacco da box pure? Io vado in delle palestre che c'è il sacco da box. Vedi questi qua che sono lì che
tu li vedi magari di sfuggita, no? Sfocatamente, mentre stai facendo altro, e dici, cazzo, lì c'è un pugile che sta picchiando al sacco. Ogni tanto mi soffermo a vederli, e gente che non sa tirare i pugni, quelli che vanno lì. Vedi tutti ingessati, pam, pam, cioè, dei rimbambiti. Ma lo fanno secondo me lo fanno, non so, per attrarre ragazze, perché lo fanno? Perché vanno lì a fare sta roba qua? Anche per, sì, allora di base un po' vogliono farsi vedere dagli altri, sì, ma si li fa sentire più fighi. Ma non si stanno allenando, voglio dire, cioè non sanno cosa stanno facendo. Ma guarda, l'altro giorno entro in palestra ci sono questi due ragazzi, un signore e un ragazzo, con, vabbè, dalla parte dove fanno i corsi, con giù due step, due manubri da uno in mano, salivano su sto step, davano due pugni davanti, cioè, che io dico, cioè, ma da una parte dice, vabbè, oh, non c'ha voglia di stare sul tapiro là a camminare, perché è una picchiata. Però questa gente è convinta che praticamente facendo questa cosa, beh, a parte che dimagrisci 100.000 volte di più secondo loro, e poi tipo dovresti diventare forte di tirare i pugni, non lo so, cosa, non lo so perché lo fanno. Sali sullo step, due pugni. Però dopo dall'altra parte mi viene anche, cioè lo vedi e in un secondo dici, ma porco, ti viene il nervoso, dici, ma porco, questi veramente non sanno un cazzo di niente, cioè, non hanno la minima idea. Dopo ci pensi, si dice, ci sta, cioè, che ognuno faccia un po' quel cazzo che vuoi, cioè, sì, mondo sì, bello perché vario, capito? Sì, è particolare. Forse siamo anche noi che siamo un po' fissati, bravo, con le cose, bravo, che devono avere un senso. Perché noi ci teniamo, perché noi lo facciamo di lavoro, cioè, vediamo quando vedi sprecare tempo, quando vedi fare cose col culo. Sì, noi siamo troppo razionali. Non da giudicare, però dici, figa, ti dà fastidio, no? Dici, cazzo, ma che cazzo è lì a fare, no? Abbiamo quel senso di estrema razionalità sull'allenamento, che tutto deve avere un perché, un senso, una pianificazione. Sì, sì, sì. E queste persone qua non ragionano così, ma va bene. Lo fanno magari, ma non vuole fare le cose, saltare su e giù, fare così, ma perché non gliene frega un cazzo, capito? Cioè, si divertono. Sì, sì, magari, poi capito, ci fanno tutti i ragionamenti loro, no? Tutte, e oggi faccio così, magari dimagrisco un po' di più. Migliora la circolazione, tutte quelle cose. Magari ti dimagrisco oggi, ti dimagrisco un po' qua, domani ti dimagrisco un po' qua, quella roba lì, no? Sì, 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 bruci di più, faccio degli addominali, sciogli la pare, il grasso, tutti quei ragionamenti un po' strani che ti fai da solo quando fumi cannoni o quando bevi, che arrivi a casa. No, adesso cambio la scheda, metto prima questo, faccio un po' di gambe così dimagrisco qua, faccio un po' di spalle. Bellissimo. E poi vabbè, ci sono i sempreverdi, i miei, la mia nemesi, proprio sono? I colli dritti. I colli dritti, quelli che mi stanno in culo. Sai che me l'avevi già descritto, ma non me li ricordo. Sì, allora, facciamo questa parete. In un altro video in macchina, che non è ancora uscito, ma che quanti mesi fa abbiamo fatto? Tanti mesi. Allora, oggi... quest'estate. No, non quest'estate. Come no? Ma no, ma che estate, dai? Era. Ma era ottobre, più o meno. Ottobre-novembre, sì. Ad oggi siamo al 21 febbraio. 2024. No, per dare una data di quando vedranno, perché diranno, ma di colpa. 21 febbraio 2024 ad oggi. Il video di cui parliamo, che non è ancora uscito, è di novembre circa. È praticamente in auto, abbiamo già parlato di questo argomento, però di altri personaggi. Però i colli dritti li devo rimenzionare. Poi c'era Martina che ci disturbava, è stato meglio. Sì, dietro c'era Martina, la vipera. No, i colli dritti, ti ricordi chi sono i colli dritti? No, cazzo, non ti ricordo. No, forse quelli che. Con la collana, parlavamo di una collana. Quelli sono i Santa Croce. Santa Croce. No, i colli dritti hanno appena avuto la laurea da scienze motorie. Sono appena laureati. Loro, no? Cioè, già quando parli di laurea devi attrezzare un po' il collo, così. Devi metterti così. Loro praticamente si siedono in auto, praticamente sanno già come se. Cioè, hanno il metodo per sedersi in auto, no? Devono rimanere con la schiena ben aderente. Mento che tocca lo sterno in questo modo qua, perché devi tenere braccia di scapole depresse durante la guida, no? Cioè, hanno tutta questa schemi qua e non si allenano. Il punto è che non si allenano, hanno paranoie su ogni roba, vivono in paranoiatissimi, perché pure la camminatura, tu li vedi quando cammina, ma tu li hai mai visti sti pezzi di merda? Cioè, ma hai visto no. Allora, ho capito dalla gente di cui parli, ma l'unica cosa che non mi torna è, mi dici, non si allenano. Cioè, non si allenano nel senso che vanno in palestra ma non sanno allenarsi e quindi non riescono ad allenarsi, però c'è gente allora, che in palestra. Non si allenano nel senso che si allenano, non danno intensità. Loro fanno certo, li vedi sulla panca con manubri, no? È il classico scienziato, lo scienziato di TikTok, no? Tipo. Chi è lo scienziato di TikTok? Non lo so adesso che c'è sta roba, tipo, ho visto un video di Muzzi, perché io sono un po' boomer anch'io, quindi non è che lo so bene cos'è sto scienziato di TikTok, ma hanno spiegato, dove spiegavano, non a Muzzi. Sì, ma è una persona, no, è una persona, sono scienziato. No, sono gli scienziati di TikTok, cioè
quelli che vanno a ricercare l'angolo preciso della roba, la respirazione, colli dritti, sarebbero colli dritti, ma si allenano sempre molto lontani dal cedimento, minchia, ma no, non sanno neanche cos'è, cioè, la fatica, super metodici, super, beh, io non credo abbiano mai sudato, e tra di loro non ce n'è uno che ha un risultato decente, ah, da mostrare, no? Tutto libro e niente ciccia. Sì, no, ma libro fine a se stesso, no? Li vedi, fanno le panche con manubri, no? Vabbè, intanto schiena super, sai, arcuo, tutto depressi, così scendono belli, belli proprio angolati, così, ma hanno manubri magari da 10 kg, cioè, capito? Fanno quelle robe lì, li vedi, no? Che loro hanno quell'area di presunzione di quello che sanno, quello che stanno facendo, no, sono fieri, no, di saperlo. Si mettono lì alla LAT machine, ti fanno vedere proprio. Sì, accettano, sì, che passi per farti vedere che fanno prima l'adduzione, la depressione, poi iniziano col gomito, poi magari se li toccano anche, no? Ma poi hanno sta fissa delle, chiudono gli occhi, poi ne aprono uno che fanno tutto, no, ma poi talvolta sparano pure delle cazzate, cioè sbagliano pure nella loro ossessione, perché io, perché questo l'ho visto con i miei occhi, a voler fare complicare troppo una roba, dopo alla fine sbagli, eh. No, ma allora, cioè, capito? O sei veramente bravo a fare una roba, se no ti conviene stare sul semplice, perché dopo se approfondisci o le cose le sai o salta fuori gli errori, eh. Allora, LAT machine e military press, non puoi stare dritto, non sei dritto impalato con un palo nel culo, ce l'hai un po', cioè, la schiena prende una curvatura, sei un po' in lordosi, ok? Loro, io ho visto una volta, mi sembra sulla LAT machine, c'era questa, era una ragazza, istruttrice di sala, ovviamente, che proprio con la mano, e questo qui è già una scena brutta che avevo visto in banca piana, di uno che con la mano forzava l'arco alla persona, no? Praticamente proprio spingeva la schiena e l'aveva già parlato. Questa qui invece proprio teneva così, gli teneva la stecca, no? Per tenere lì la schiena dritta, no? Gli diceva, no, sei per il dritto con la schiena. Un minimo di curva fisiologica, un minimo, è ovvio che portando indietro, bene in retrazione, andando bene ad aprire il petto, un minimo ti vede ad inarcare sul basso. Cioè, certo, gli dà il piano. È un po' come se fosse riproposto l'arco su panca piana, no? Cioè, è la stessa roba, non puoi rimanere perfettamente dritto. Loro pretendono di essere dritti, ma perché non hanno l'esperienza, non hanno neanche mai fatto, non sanno che cazzo stanno dicendo, però hanno sta fissa del stare dritti, del dare queste indicazioni farlocche. Intanto sto morendo di caldo, come va a fare così caldo? Volevo aprire perché fa bordello. No, perché noi stiamo buttando aria sul finestrino, però più ne butto perché sono zappato. Fuori fretta, no? Sì, hai ragione, aspetta che abbasso. Passiamo. No, no, è pieno di stronzi che vanno in palestra. No, allora, ma credo adesso faccio più nel senso. Allora, così è scherzo. No, ok. Nel senso che, guarda, anche l'altro giorno sto mio amico mi dice, consigliami un corso buono per fare l'istruttore. Ecco, allora, sì, del weekend. Ecco, io gli ho detto, guarda, ti dico la verità, secondo me al giorno d'oggi c'è in giro tanti di quei somari che non sanno nulla, che partono dal niente e non valgono niente, che il corso, che tu faccia l'ISSA, che tu faccia l'Accademia, che tu faccia questo, che tu faccia quello, un pezzo quella, di carta. Bravo, è un pezzo di carta, che vale uno come un altro, perché tanto è un po' come quando esci dall'università o da qualsiasi scuola professionale, che ti ritrova il lavoro, rimani lì. Esatto. Però serve, però serve. Aspetta, io ho detto, tu fai il corso, ti insegna l'inserzione del muscolo, cos'è l'ATP, la contrazione, quanto calorie ha questo, quante calorie ha quello. La base, proprio la base. Una volta che hai imparato quello, quando ti trovi davanti a un cliente, se non ci sai parlare insieme, se non gli sai esprimere, se non gli sai trasmettere qualcosa, se non sai fare degli esempi che riescano a fargli entrare i ragionamenti nella testa, quella roba lì, quelle cose lì non le impari sui libri, le impari facendo, avendo a che fare con la gente, allenandoti e allenando. Sì, avendo una base di conoscenza teorica, ma poi applicandola, no, e soprattutto ragionando. Io ho proprio capito, cioè devi ragionarci sulle cose, devi capire la reale motivazione di una roba, non la che cazzo ne so, la leggi sul libro, devi capire il perché, certo, perché certo, questa roba è così, e la lì analizzi, fai degli ragioni. E quella roba lì, testa, quella roba lì però la fai tua. Viene quando? Perché c'è troppa gente che oggi diventa istruttore di sala senza la vera passione. Se tu c'hai la vera passione, allora le cose le impari perché le vuoi imparare, e poi le trasmetti. Se tu invece vuoi fare i soldini e a te di fare allenamento alla fine non te ne frega un cazzo, c'è un fisico mediocre perché sei una mezza sega, di impegnarti a allenarti non ce n'hai voglia, di studiare, di approfondire non ce n'hai voglia, allora è tutt'altra cosa, capito? Cioè, io ti dico che ci sono tanti ragazzi, allora, di base, se quando io vedo tanti, Alecco adesso c'è,
sono tutti istruttori, tutti istruttori sono diventati, ma ne sfornano, ma veramente ne spunta uno, non ti dico una cazzata. Sì, ma ovunque. Negli ultimi mesi ovunque. Ne è spuntato uno a settimana, uno, ma te lo giuro, ma veramente. Ma perché ci sono i corsi di weekend che cosa fanno il corso weekend e fanno la. Allora io dico, per l'amor di Dio, ci mancherebbe, non è che tutti questi ragazzi devono essere bravi, che... però è un ragionamento anche sbagliato, queste palestre che ti danno, che spingono questi ragazzi a dire fate gli istruttori, perché? Perché poi la palestra prende la percentuale, cioè prende la percentuale, ci sono palestre che ti chiedono l'affitto. E dopo è tutto un giro di soldini e offre un servizio che è realisticamente super scadente, cioè veramente. Senti, c'è il microfono al contrario, aspetta. No, il microfono sul capezzolo. No, che non ti prendeva. Okay. E quindi cosa fanno? Offrono un servizio che fa schifo, cioè lì c'è proprio la feccia del fitness, cioè tantissimi istruttori. Non ce n'è uno che vale niente, tanto come cosa succede lì? Quando entri, tu metti che c'hai 10 istruttori, iscritto uno, istruttore 1, iscritto 2, istruttore 2, iscritto. Quindi questi hanno sempre clienti, cioè non è che sono istruttori che vengono ricercati perché hanno una fama. No, sono dipendenti. Dipendenti che per un giro di soldi, bla bla bla. Cosa devi fare? Ci può anche stare, no? Logicamente il servizio è quello che è. Io tante volte ti giuro che quando vedo certi video che ci si vanta, che queste persone si vantano tanto a mettere e non c'è dentro mai, e dico mai, un esercizio fatto come cazzo si deve, ma mai, dico porco Dio, questi qua se la menano tutti, sembra che hanno i soldi solo loro, sembra che fanno tutto solo loro, le palestre più belle, le palestre più fighe, non ce n'è dentro uno che capisce la roba, uno non ce n'è dentro. Vabbè, questo qua è il dramma dei colli drittiani. I colli drittiani? Usciti. No, beh, in realtà neanche colli dritti, perché colli dritti sono usciti a Scienze Motorie e questi escono dal corso che hanno fatto ogni weekend, quindi. Che poi anche lì si mascherano bene, cioè, perché poi vogliono imitare quelli che sono usciti a Scienze Motorie, no? Per loro il corso del weekend diventa la laurea e quindi iniziano a usare tutti i dritti. Oh, dopo, vabbè. Per l'amor di Dio, ci vuole. Cioè, se uno c'ha la passione giusto, sai che cosa che manca a tanti ragazzi che cominciano adesso? L'umiltà. Cioè questi prendono il corso, veramente sembra che devono insegnare tutto a tutti. Sì, sì. E veramente non sanno un cazzo, ma veramente non sanno un cazzo, Cioè, ma veramente vedo delle robe. E quando cerchi di dargli un consiglio, ti rispondono, ma io ho studiato qui, ho studiato. Ma che cazzo hai studiato che sei un brocco, figa? Cioè, gente ancora che. Cioè, magari ti mette un video che fa 10 PT in un giorno, si mette a fare il lento avanti e saltella coi piedi, con tutta la pancia molle, un po' su, un po' giù. Guarda, io dico, sta roba qua, davvero. Cioè. Dopo ti faccio vedere, perché non posso fare nomi, giustamente, no, ma io ne conosco. Te li faccio vedere proprio, anch'io. Io proprio ne conosco. Ed è una roba ridicola, cioè non è, credo, infatti ti credo, non parliamo, non è una roba per così, tanto per dire, non sono cazzato, veramente esistono cose obbrobriose di questo tipo. Obbrobriose, e quanto lavora sta gente, e quanto lavora. Su quello ti dirò, no, gli esempi che conosco io, no. E ti dico che io... Vogliono far passare che lavorano, ma non lavorano. Ah, beh, magari... Beh, comunque io li vedo che so quanto prendono. So che almeno 2-3-4 PT al giorno li fanno e ti assicuro che dentro quei 2-3-4 PT non hanno la minima idea. Ma se io ti dico, perché dopo se parlo si capisce di chi parlo, dalle mie parti non voglio dire cose fare, ma no, non posso dirlo, però veramente consigli che, cioè quando vedi un esercizio che c'è, non c'è niente di giusto, ma niente di giusto, e questo è l'unico consiglio che gli dà, gli dice magari... Tieni stretto il manubrio, tieni stretto il bilanciere. Ma porco di, ma cioè questo c'ha un piede per aria, un braccio a destra, uno a sinistra, la spalla alta, una bassa, respira il contrario. Tieni la schiena dritta. Dicevo, stringi bene, bravo. E poi dicono, bravo. Quando dicono, ma bravo, per far capire che dico, ma bravo cosa, figa? Non hai la minima idea di cosa stai facendo. La minima idea. Va bene. Ragazzi, io direi che dai, è stata una bella chiacchierata tematica. La mostra funziona, Intanto mancano 3 ore e 34 minuti per arrivare a casa di Pici, che lo buttiamo giù dal letto. Arriveremmo, mica, largo andiamo, 5.57. Arriveremmo? No, ma... Arriveremmo. Siamo in anticipo, dici? Guarda, allora io d'arrivo segna 5.57. E lo strappiamo fuori alle 5.57. No, ma tanto ci fermiamo in autogrill. Ci fermiamo. Sì. Io già devo pisciare, strappiamo. Qualche fermata la facciamo. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!